Eccoci qui, benvenuti in questo nuovo video. Davide Nico, sono le 9 e un quarto, tipo. È domenica 5 maggio e sono di fronte a un supermercato. Vado a prendere la focaccia, poi vado a Piacenza a prendere Bruno e un altro amico che andiamo a fare una cup a Cremona. Prima di tutto vi dico che ho fatto il gruppo Telegram, vi metto il link in descrizione per entrare. Parliamo di carte, di mazzi, di scambi, di vendite eventualmente, sempre di carte. E perché al supermercato? Perché oggi compriamo la focaccia, perché stiamo fuori tutto il giorno e quindi ci portiamo dietro il pranzo al sacco. Andiamo. Ed eccoci qui, borsa del Basco, da veri barboni. Ed è per forza. Ciao ragazzi, Se qualcuno League deve Cup a portarsi. Cremona oggi. Parcheggiato qua in zona. Allora, obiettivi di oggi, prima di tutto, il primo turno di non beccarci tra di noi. Poi Ma vediamo, l'obiettivo era succederà fare sicuramente. 0,5 l'obiettivo. Vediamo un po' cosa succede e quanti siamo, soprattutto. Una maglietta molto carina. Siete carichi? Siete carichi o siete agitati? Vi vedo un po'. Oggi 27 persone sono abbastanza, direi. Beh, sono come i gradi fuori, non è che Allora, intanto faccio un video alla ridente Cremona. Dopo andiamo a fare una foto là con quel murales, molto carino. Ok, ce l'abbiamo fatto, dove sei? Eccoti qua, con gli occhialini tattici. Allora, siamo in piazza a Cremona. Siamo esattamente al terzo turno della Cup, cioè abbiamo fatto tre partite già, e adesso c'è la pausa di mezz'ora, quindi cazzeggiamo un attimo. Allora, io sto giocando il Charizard, come forse ho detto all'inizio del video, non mi ricordo più, e non posso dire niente, sono a 3 vinte e 0 sconfitte. Mai successo, sono un po' gasato, devo dire, e ci sono 5 turni in totale, quindi io 3 vittorie le porto a casa, se adesso ne perdo 2 che va male, eccetera, sono comunque sopra di vittorie, va benissimo. Invece tu hai perso Sconfitte le e una prime 2 e vittoria. adesso l'ultima l'hai vinta. Ci sono ancora 2 turni, anche tu fai in tempo effettivamente a chiudere a pari o comunque vincerne un'altra tranquillamente. E purtroppo, che sta ancora giocando a caso, perché purtroppo Alberto, dicevo, è stato squalificato, perché aveva dentro le carte da torneo che Non sono sono ufficiali. uguali identiche, tranne, cioè non sono ufficiali, sono di colore diverso dietro, se non sbaglio, hanno una firmetta, ma soprattutto hanno uno spessore diverso. Quindi, essendo un torneo di Lega ufficiale tutto, non si possono usare carte. Sarebbe come proxare le carte, come mettere dentro la carta con la fotocopia, uno spessore diverso, insomma, non si può giocare. Squalificato, è andata così. Prossima volta, devo dire, cioè, sono i primi tornei che faceva anche lui alla fine, quindi è andata male. Mi ha fatto morire, cosa ha detto il tizio vicino a lui, che con 20 euro praticamente tutti avremmo il mazzo del mondiale fatto e Ah, ok, finito. sì, Quindi. ecco, altro motivo per cui, insomma, non, noi stavamo giocando e abbiamo sentito un po' di confusione su questo, quindi non è che ho sentito tutto il discorso, magari poi lo spiega lui, ma comunque anche proprio mettendosi le mani sugli occhi, eccetera, non si poteva fare altro, è andata così. E niente, proseguiamo, vediamo cosa succede con gli ultimi 2 turni. Ho cambiato sfondo oggi, ho cambiato sfondo perché dobbiamo, ma no spoiler, qua c'è altra gente, ma adesso parlate con me un attimo. Dobbiamo registrare altri video e allora, innanzitutto è passato tipo un giorno dalla fine della Cup che è andata molto bene, miglior risultato da parte mia mai fatto. Questo perché oltre alle 3 vittorie di cui vi ho già parlato nella prima parte di questo video, ho fatto poi 2 pareggi. Ora non ricordo più in ordine contro che mazzi, ma comunque ve li metto tutti qui da parte, tutte le varie, perché mi sono segnato tutto, sia le mie partite, quelle di Bruno e quelle di Alberto, che poverino, dopo la terza partita è stato squalificato e mi ha fatto molto ridere la cosa. Praticamente stava giocando delle carte, quelle che sono i mazzi dei mondiali e sulla scatola c'è scritto che non si possono usare nei tornei. Che tra l'altro non è il primo che fa questo errore, non sarà l'ultimo. Pokémon Company, fatele che si possono usare la prossima volta nei tornei, perché altrimenti qualcuno ci vola dentro. Detto questo, comunque, appunto, ho fatto 3 vittorie, 2 pareggi finali. Nella classifica generale, prima delle partite della top 8, sono arrivato secondo, terzo a pari merito con un altro ragazzo.
Quindi, GG per me, mazzo di Charizard veramente fortissimo, dimostrato ancora una volta, però non so se porterò questo mazzo a Bologna, perché vorrei variare un po', e quindi abbiamo ancora 2-3 settimane di testing con i vari mazzi. Sono molto contento comunque di questo risultato, ovviamente, miglior risultato mai fatto da parte mia. E concludendo questo video, praticamente sono arrivato sesto su 25 della categoria Master. Quindi, molto bene, ho fatto 25 punti per il mondiale, adesso sono tipo a 72 punti, ma giusto per dirvelo, non è che mi interessi tanto. Quindi, ho ricevuto un po' di premi, che sono praticamente qui. Queste sono le bustine premio, non vi dico quante sono. Queste sono le bustine di Cronoforze che andremo ad aprire in altri video insieme a... cioè in realtà sono ospite io perché non sono nel mio studio. Quindi vieni qua un secondo a salutare. Lei è Linda, andate sul suo canale, subito andateci perché poi usciranno i video spacchettamenti e noi niente, concludiamo questo video. Ditemi nei commenti cosa ne pensate della mia cap e se avete fatto anche voi magari qualche evento durante questo weekend. Scrivete nei commenti, iscrivetevi ma solo se ne avete voglia. Ci vediamo in un prossimo video. Davide Nico, ciao.